cari amici, bentornati alla mia rubrica dedicata al personal trainer. In questa puntata voglio rispondere alle tante mail che sto ricevendo in cui mi si chiede come rimettersi in forma per riuscire ad arrivare in estate. Ovviamente questi consigli sono in particolar modo indicati a quelle persone fuori forma, quelle persone che da un po' che non si stanno allenando, perché chi si sta già allenando in modo regolare ritengo che non abbia nessun problema ad arrivare in forma tra qualche mese. Però il discorso cambia per chi è invece inattivo da qualche mese o da qualche anno e vuole comunque provare ad arrivare in forma in estate, alla famosa prova costume. In questo periodo sto vedendo anche in televisione, ci sono tutti i nutrizionisti, personal trainer, dietologi che stanno dando consigli. Bene, voglio dare anche il mio parere su questo argomento così delicato in questo periodo dell'anno. Allora, per rimettervi in forma dobbiamo innanzitutto capire quanto si può perdere in questi 2-3 mesi che ci rimangono prima dell'estate. Io ritengo che un buon peso per chi è fuori forma possa essere 4, 5, 6 kg, di più è veramente difficile. Questi 4, 5, 6 kg devono essere monitorati, quindi il mio consiglio, ed è quello che dico sempre a tutte le persone che seguo o che diciamo rispondo tramite email, è quello di misurarsi. Quindi, prima cosa, bisogna prendere un semplice nastro da sarta e incominciare a misurarsi il giro vita, il giro glutei, il giro coscia, il braccio, il giro petto. Queste sono informazioni sul vostro corpo molto importanti perché ci daranno diciamo, la direzione, le direttive per vedere se il nostro dimagrimento sta andando nella direzione giusta. Ovviamente abbinare queste misurazioni al classico peso sulla bilancia. Il peso da solo non serve a nulla, è importante quindi andare a misurare anche le circonferenze. Quindi il primo punto nel vostro percorso volto al dimagrimento è quello di andarvi a misurare le circonferenze del vostro corpo associandole a un peso corporeo misurato tramite una bilancia. Questo è il primo punto. Secondo punto, dovete iniziare ad allenarvi. Non esiste riuscire a dimagrire in modo corretto e saltare senza allenamento. Quello che vi consiglio è abbinare un programma di muscolazione a un programma aerobico. Quindi ciò cosa vuol dire? Dovete incominciare a dedicare una o due sedute settimanali all'allenamento dei vostri muscoli. Questo è molto importante perché questo è l'unico modo per cercare di stimolare il metabolismo, alzarlo e permettervi di perdere peso di grasso, di adipo. Questo è fondamentale. Potete decidere di iscrivervi in palestra oppure potete iniziare ad allenarvi anche a casa a corpo libero, semplici esercizi come gli squat, gli affondi, addominali a terra, i ponti, piegamenti sulle braccia, se avete la possibilità di fare delle trazioni, sono tutti esercizi fondamentali a corpo libero per andare a stimolare il metabolismo. Quindi il secondo punto importantissimo per riuscire a perdere peso, ma soprattutto andare a perdere grasso, è quello di iniziare ad allenarvi in modo serio. Basta uno o due volte alla settimana per incominciare a stimolare in maniera corretta il vostro metabolismo. Appunto, oltre a questo allenamento muscolare, ovviamente è importante andare ad abbinare un allenamento aerobico. Aerobico cosa significa? Che se siete fuori forma andrà benissimo una camminata di 50-60 minuti da ripetere almeno 2, 3, 4 volte la settimana. Se volete perdere peso in questo periodo, in questo breve periodo, dovete allenarvi, non c'è santo che tenga. Quindi dai 4 ai 5 alle 6 sedute settimanali sono perfette per andare a centrare il vostro obiettivo. Quindi, secondo punto, dovete allenarvi un po' a livello muscolare e un po' a livello aerobico. Terzo punto, ovviamente dovrete andare a seguire un'alimentazione mirata per andare a calare il vostro peso corporeo, in particolar modo sempre di grasso, e quindi dovete entrare in un regime ipocalorico. Qua è difficile darvi una linea generale da seguire perché veramente ormai nel mondo dell'alimentazione ci sono tantissime filosofie. Va forte la Dukan, va forte la zona, vanno forte tutte queste low carb, vanno forte comunque anche tutte le diete mediterranee, vanno forte le diete vegetariane. Potete andare a scegliere la dieta che più si addice alle vostre abitudini alimentari. Sono convinto che qualsiasi regime che voi andrete a mettere in
in atto, purché abbinato a un sistema ipocalorico, cioè andando ad assimilare un po' meno calorie di quello che consumate durante la giornata, vi permetterà di abbassare la vostra percentuale di grasso, però sempre in abbinamento, come abbiamo detto prima, a un buon allenamento muscolare e cardiovascolare. Quindi, tre sono le cose che dovete fare per riuscire a perdere in questo periodo peso corporeo, in particolar modo abbassare la vostra percentuale di grasso. Primo, misurarvi. Secondo, iniziare un programma di allenamento che vi permetta di stimolare il vostro metabolismo, un programma di almeno 4, 5 o 6 sedute di allenamento settimanali, mescolando stimoli muscolari a stimoli aerobici o cardiovascolari. Terzo, incominciare a entrare in un regime ipocalorico, andando ad eliminare tutti quei cibi spazzatura che abitualmente troviamo a volte sulle nostre tavole o nei ristoranti. Quindi cibi sani, quindi prediligere frutta, verdura, una buona base proteica magra e abbinare i carboidrati complessi e non raffinati. In più, quello che consiglio sempre è bere molto. Bere molto è importantissimo per far funzionare bene la nostra macchina. Quindi questi sono i tre punti essenziali se vi volete rimettere in forma per quest'estate, e non ci sono santi: o vi allenate o mangiate bene o non succederà nulla e continuerete a rimanere cicciottelli, grassi, sovrappeso, obesi. Rimettetevi in forma. Se avete difficoltà a farcela da soli, chiedete l'aiuto di un professionista, un buon personal trainer vi saprà aiutare a ottenere l'obiettivo che vi siete prefissati. Se avete un forte sovrappeso, andate da un nutrizionista, da un dietologo, da un esperto di alimentazione, ma fatevi seguire. Importantissimo essere seguiti da seri professionisti per non fallire nel vostro intento. Spero di avervi dato anche in questo video dei consigli utili per rimettervi in forma e ci vediamo in un prossimo video. Grazie per l'attenzione.